chiamo Amina e fino a qualche mese fa odiavo fare sport. Ci ho provato appena arrivata nella nuova città, ma è stato orribile. La mia vicina di casa mi aveva invitata a giocare a pallavolo con lei in una piccola squadra di quartiere. Appena arrivata, sono entrata in una stanza dove c'erano altre donne che si spogliavano tranquillamente davanti alle altre per mettersi la tuta. E già la cosa non mi è piaciuta. Durante gli allenamenti, poi, non facevano altro che darsi e darmi pacche sul sedere ad ogni bella azione. Che fastidio! Non parliamo della divisa per le partite. Io preferirei essere completamente coperta, dal polso alla caviglia, quando faccio sport. E invece mi fanno vedere un top e dei microscopici pantaloncini. L'allenatore poi, per spiegarmi il bugger, non faceva altro che toccarmi. E metti le mani così, e metti i gomiti colà. Lo so che per lui è normale, ma mi ha ricordato delle brutte esperienze avute con gli uomini nel viaggio per arrivare qua. Ciliegina sulla torta, a fine allenamento, di nuovo tutte nude a farsi la doccia e chiacchierare. Non posso farcela! Sono persone simpatiche, ma davvero non faceva per me. Per cui sono andata via con l'idea di non tornare più. La mia vicina ci è rimasta male ed è venuta a chiedermi spiegazioni. All'inizio mi ha guardata come se fossi pazza, ma qualche giorno dopo mi ha invitata a prendere un caffè con alcune ragazze della squadra. Abbiamo parlato e confrontato i nostri punti di vista e abbiamo trovato un punto d'incontro. Sono tornata a giocare, indossando leggings e maglia a maniche lunghe. Loro continuano a darsi pacche, ma con me battono il 5. E l'allenatore mi spiega le cose con meno contatto fisico. Solo la doccia. Quella continuerò a farmela a casa.